Siamo sempre a Bologna, nel teatro Guardassoni, alla finale del premio Lucio Dalla. Qui con noi abbiamo Walter. Ciao Walter. Ciao, ciao a tutti. Walter, dici dopo questa serata quali sono i tuoi progetti futuri, le tue aspettative, che cosa ti aspetti insomma? Beh, io ho un bel progetto in ballo, avendo origini siciliane, avendo scritto un pezzo che racconta un po' di come ci si trova fuori dalla Sicilia ad adattarsi negli anni. Ho radunato tramite Facebook tantissimi amici emigranti che vivono fuori dalla Sicilia, che hanno mandato il loro video, e insieme faremo questo super mega video contenente tutte le loro testimonianze, che speriamo poi di lanciare come nuovo singolo tratto dal mio album su YouTube. Quindi questo in questo momento è la mia assoluta priorità. Beh, io ti auguro buona fortuna, Walter, e a più tardi. Abbandonai, decisi di fare il comico, far ridere tutta la gente. Mi sembro molto più invitante, che tanto la mia biografia sembra una parodia raccontarle attinente. Chissà poi da cosa dipende questo desiderio crescente, brindare e ubriacare la mente finché non svanisce l'effetto. E dov'è? Era qui, qui davanti a me, quella gente rideva con me. Divenni cinico e sempre meno malinconico, disturbato un po' schizofrenico, pagliaccio dal trucco patetico, alquanto irritabile, assai vulnerabile, ormai quasi sempre più stabile, al mondo divenni invisibile, eppure rideva la gente, com'era pagante farla ridere, amai, perduto incosciente. Certi misere, le notti sul cesso a ridere, guardando il riflesso. Ladies and gentlemen, io sono un comico, fa ridere tutta la gente. Sembrò molto più invitante che tanto una discografia che si può gettar via, non ho vinto mai niente. Chissà poi da cosa dipende questa mia paura crescente, più bevo e più rapidamente svanisce l'effetto, e mi chiedo perché. Era qui, qui davanti a me, quella gente rideva di